Ciao e bentornati. Welcome back to Pillole d'Italiano. Today's episode, episode number 61, is going to give you a chance to peek into my Italian trip. As you might know, a couple of weeks ago, I finally was able to go back to Italy and visit a couple of friends and my family, and I took random videos with everyday conversations, stuff that actually happens when Italians talk. Not the things that you might find on resources for Italian learners. So this is going to be a bit challenging. One thing I have to say is that I didn't have my microphone or all the equipment with me, so everything was just filmed with my phone. The audio quality is not super consistent because you will see for part of that trip I was in the car and, you know, background noise and stuff like that. I did my best to post-produce it as best as I could so that the words are clear. Keep in mind that these are going to be real Italian speaking, so don't be frightened. This is just going to be like a short and fun video for you to get a sense of what happens when Italians get together. Or at least you can get a sense of the stuff that happens when I go to Italy. I'm not saying that this is going to be how every single family interaction is going to go down, but it's just to give you an idea of the endless possibilities. One thing you might notice is that we don't necessarily finish all of our sentences. I was shocked to see how many sentences I just left incomplete when I was just speaking with my folks versus when I speak with my clients, where I guess I pay more attention to my Italian and I use like a proper way of expressing myself, and hence I finish all of my sentences. But in the video, you will see that on a couple of occasions I did not finish it. The meaning though should be clear enough anyway, if you can follow along. Before I get any further into explaining how this video is going to work, because you will see it's a bit different from what I've been doing for more than a year, I want to encourage you to go and have a look at my website. I've been reworking it and it's going to change also in the next couple of weeks as well. It's a, you know, slow work in progress because I'm that weirdo who likes to do that stuff by herself. So every now and then when I have free time, I will just sit in front of a computer for 2 or 3 hours on end, just tweaking, changing things, changing the graphic, changing content. Anyway, I'm having fun with it. And why don't you go and have a look at it and let me know what you think. I will put a link to my website down here in the description of the episode. You should also be able to find the link that will lead you straight to my website on the banner of my YouTube channel, if that's easier for you to locate. Otherwise, in the description of the episode, you will find the link. Do me a favor, go and check it out after this episode and let me know what you think. Now, the content, the raw content for this episode is not really long. We're talking about 5 minutes of random conversations that happen in the car and outside. We're going to visit a vineyard. In those 5 minutes, though, you will find very much condensed, lots of banter, as normally happens among friends and relatives, right? You will see us debate quite for a long time on the different meaning of two very similar words, and for some reason no one in the car could remember how to define any of them. I guess that happens too. And then, you know, there is the classic eye rolling when your parents say something even though you're not a teenager anymore. Sorry, involuntary reaction. Anyway, all this is gonna happen. It's gonna happen twice. What I mean is that since it's kind of complicated to understand Italians as they speak fluently without worrying if you're understanding or not, I want to give you a chance to listen to it a second time. So the very first time you will be exposed to what's going on without any subtitle. I just want you to enjoy the experience. Hopefully it's enjoyable. Get into the musicality of the language. Just, you know, I want to push you a bit outside of your comfort zone. Not too much. Don't panic. The second time around, you will have a chance to see subtitles. So I will transcribe what it said. This way you can compare whatever you got out of the first listening to what you will get out of the second one, just as a personal challenge. Maybe you can play that game with yourself. Oh yeah, by listening and only listening without reading, I got those words out of it. Or maybe I understood full sentences. That's great. And then the second time around, you will have a chance to actually read
and listen and follow along a bit better. With that being said, and if you feel up to it, I thought that we could play a game. I prepared 7 questions that I would encourage you to find the answer to in the video. Those questions are in order, and try and respond in Italian if you can in the comment section below to as many questions as you can. If you need to go back and rewatch the video, of course do it. I don't consider that cheating at all. I'm giving you the chance to listen to the same conversation twice in the video. I don't think it will be beneficial to repeat the same conversation over and over again within the same video, otherwise it will be too long. But of course, if you need to go back and watch it again another time or twice, absolutely do it. Well, if we're making it into a game, maybe we should have a prize. I didn't think about this beforehand. How about the next time I go to Italy, whoever wins can meet me there and be hosted by my wonderful family for dinner. I don't know if that's appealing to you, but I can tell you that they're great cooks. Okay, I'm going to give you all the questions now. Are you ready? Take notes. Question number 1. What common Italian belief did I roll my eyes at? Question number 2. What did I start doing since arriving in Italy? Question number 3. What 2 similar words did we talk about in the car? Question number 4. What had damaged the plants? Question number 5. How was the soil at the vineyard defined? Question number 6. Who was my mom texting to? And last but not least, what common Italian expression did she use when she finally realized that I was filming her? All right, if you got all of these questions down on paper, you're ready to go. Andiamo! Ooh, stay tuned until the very end of the episode because I included a short blooper section. You will see, I kind of forgot that my phone was still filming, so a treat for you. All right, let's go now. Sa, Giulia, buongiorno. Buondì. Dove stiamo andando? A Barolo, già vicino a Barolo. Mm-hmm, ci va di vini, porca, c'è un dosso, scusate. La madre guida, la madre guida come se fosse una pilota di Formula 1. Eh no, qui è pieno di dossi. Che ore sono adesso? Le 8 del mattino più o meno? Sì, e 8 e 25. Giulia, le 8 del mattino, perfetta, ma ti sei truccata? Solo un po' di mascara. Solo un po' cioè, però mascara. Lei esce così dal letto, capito? Non si può. Io non riesco più a mettere niente sulle labbra perché costa mascherina, tira su. Ah no, vabbè, è ridicolo infatti. No, comunque io ho detto vado in vacanza in Italia così mi riposo una faccia che fa paura. No, domani dormi. Domani dormo. Dai. Sono arrivata in Italia e ho iniziato a sudare. Non c'è aria condizionata da nessuna parte, quindi il ghiaccio è il mio amico. Il frigorifero di mia madre fa il ghiaccio. Fa male l'aria condizionata. Ma si è messa dentro? Dentro il frigorifero. Ho avuto la tendenza, ho aperto per controllare se stesse producendo ghiaccio, ho aperto la porta del freezer un paio di occasioni e ci ho messo quei 5 secondi in più del dovuto se ne stavo. No, fa troppo caldo. Esperienza del casello italiano. Vediamo un po' com'è la voce. Introdurre il denaro o la tessera. Questa sembra vera, eh? Ritirare la tessera. Pedaggio 2,50. Arrivederci. Quanto? 2,50. Arrivederci. No. Quindi adesso stiamo seguendo Stefano per andare, diceva, a sinistra nel fiume Tanaro. Siamo qui in zona Barolo, ma vuole farci vedere una cantina o un vigneto Roero, giusto? Sì. E dopo andiamo a fare un giro delle loro cantine a Barolo e poi a pranzo da qualche parte. Cos'è un tralcio? Vengono i dubbi anche in italiano. Cos'è un tralcio? Che ne so. Perché mi è venuta in mente la parola tralcio? Tralcio d'uva. Tralcio? I rami più giovani ma significati sono detti tralci. Tralci, invece traliccio? I tralicci sono quelli con i cavi che portano energia nei paesi, ma quello che stavamo guardando prima era un tralcio. Il
intralcio dice la cosa più giovane della vite. La parte più giovane della pianta della vite. Siamo appena entrati nel comune di Castellinaldo d'Alba. Di Alba è la città in Piemonte famosa per i tartufi. Stefano ci sta indicando di guardare i danni fatti dalla grandine due settimane fa. Si è fatto giù tutto, non ci sono praticamente più le piante. Non c'è più il frutto. Tra un mese qui avrebbero dovuto raccogliere, penso, no? Agosto in genere. Eh sì. Fine agosto. Adesso giriamo. Si sta fermando. Chiama Giulia la macchina. Dell'Alfa Romeo. Lucia, mi dai la crema, la metto. Vuoi quella viso? In Italia ci si scotta. No, intanto la metto qui sulle braccia. Ti spruzzo? Sì. Scusa, Stefano. Ma figurati, no, ma di questo terreno qua, che comunque, essendo un terreno sabbioso, quando piove, mezz'ora dopo si può già pensare. È bello grano, non fa fanghiglia. Sì. Guarda, aspetta che do la crema alla madre. Negli Stati Uniti trovi i tool shed, però la versione originaria. Quanto sarà vecchio questo ciabot? Gli Stati Uniti non erano ancora stati scoperti. Video contro luce. La madre che fa le foto. Ma arrivo. Cosa stai facendo? Che fai? Guarda dove metti i piedi. Ma cosa stai facendo? Sto scrivendo. Un messaggio importante? Sì. Un'email di lavoro? Sì. Non può aspettare? No, devo mandare... L'ho mandato a tuo padre e a Pino. Cosa fai? Video. Oh, mamma mia. Sa, Giulia, buongiorno. Buondì. Dove stiamo andando? A Barolo, già vicino a Barolo. Mm-hmm. Ci va di vini, porca. C'è un dosso, scusate. La madre guida come se fosse una pilota di Formula 1. Eh no, qui è pieno di dossi. Che ore sono adesso? Le 8 del mattino più o meno? Sì, e 8 e 25. Giulia, guarda. Le 8 del mattino, perfetta, ma ti sei truccata? Solo un po' di mascara. Solo un po' però mascara. Lei esce così dal letto, capito? Non si può. Io non riesco più a mettere niente sulle labbra perché con sta mascherina tira su. Ah no, vabbè, è ridicolo infatti. No, comunque io ho detto vado in vacanza in Italia così mi riposo, una faccia che fa paura. No, domani dormi. Domani dormo. Dai. Sono arrivata in Italia e ho iniziato a sudare. Non c'è aria condizionata da nessuna parte, quindi il ghiaccio è il mio amico. Il frigorifero di mia madre fa il ghiaccio. Fa male l'aria condizionata. Ma ci sei messa dentro? Dentro il frigorifero. Ho avuto la tendenza, ho aperto per controllare se stesse producendo ghiaccio, ho aperto la porta del freezer un paio di occasioni e ci ho messo quei 5 secondi in più del dovuto nella sera. Stavo... No, fa troppo caldo. Esperienza del casello italiano. Vediamo un po' com'è la voce. Introdurre il denaro o la tessera. Questa sembra vera, eh? Ritirare la tessera. Pedaggio 2,50. Arrivederci. Quanto? 2,50. Arrivederci. No. Quindi adesso stiamo seguendo Stefano per andare, diceva, a sinistra del fiume Tanaro. Siamo qui in zona Barolo, ma vuole farci vedere una cantina, un vigneto Roero, giusto? Sì. E dopo andiamo a fare un giro delle loro cantine a Barolo e poi a pranzo da qualche parte. Cos'è un tralcio? Vengono i dubbi anche in italiano. Cos'è un tralcio? Che ne so. Perché mi è venuta in mente la parola tralcio? Tralcio d'uva. Tralcio? I rami più giovani, ma i significati sono detti tralci. Tralci, invece traliccio? I
i tralicci sono quelli con i cavi che portano energia nei paesi, ma quello che stavamo guardando prima era un tralcio. Il tralcio dice la cosa più giovane della vite. La parte più giovane della pianta della vite. Siamo appena entrati nel comune di Castellinaldo d'Alba. Di Alba è la città in Piemonte famosa per i tartufi. Stefano ci sta indicando di guardare i danni fatti dalla grandine due settimane fa. È andato giù tutto, non ci sono praticamente più le piante. Non c'è più il frutto. Tra un mese qui avrebbero dovuto raccogliere, penso, no? Agosto in genere. Eh sì. Fine agosto. Adesso giriamo. Si sta fermando. Chiama Giulia la macchina. Dell'Alfa Romeo. Luce, mi dai la crema, la metto. Vuoi quella viso? In Italia ci si scotta. No, intanto la metto qui sulle braccia. Ti spruzzo? Sì. Scusa, Stefano. Ma figurati, no. Di questo terreno qua, che comunque, essendo un terreno sabbioso, quando piove, mezz'ora dopo si può già entrare in campo. È bello grande, non fa fanghiglia. Sì. Guarda, aspetta che do la crema alla madre. Negli Stati Uniti trovi i tool shed, però la versione originaria. Quanto sarà vecchio questo ciabot? Gli Stati Uniti non erano ancora stati scoperti. Video contro luce. La madre che fa le foto. Ma arrivo. Cosa stai facendo? Che fai? Guarda dove metti i piedi. Ma cosa stai facendo? Sto scrivendo. Un messaggio importante? Sì. Un'email di lavoro? Sì. Non può aspettare? No, ho mandato a tuo padre e a Pino. Cosa fai? Video. Oh, mamma mia. All right. Oof, that was a lot, huh? How did you do? Were you able to find the answer to all of those 7 questions? Leave them in the comment section below and let's see who the winner is going to be. I truly hope you enjoyed today's very unconventional episode. If so, don't forget to like it and subscribe to the channel if you're new to it. And I will see you in a week. Ciao, a presto! Ho mandato due foto, dai. È esattamente quello che vuole. Esatto. A lui comunica così ormai. Solo foto.